E bella raga, bentornati in questo terzo episodio del gioco Pokémon più bello di tutti. Io sono Zeffo, lo scorso episodio mi sono dimenticato di presentarmi perché del resto chi cazzo mi conosce? E praticamente oggi continueremo appunto la nostra fantastica avventura per queste terre sconosciute che abbiamo visto tutti quanti una sola volta nella nostra vita. Per la regione di mi sono dimenticato anche come si chiami perché l'ho sentita troppe poche volte. E vabbè, proseguiremo. Ma innanzitutto depositiamo un po' di gente. Ecco qua. Ora abbiamo un team più pulito, più fresco, più pronto e si vola. Ecco, forse in effetti Bellsprout poteva servirmi ancora, ma non ho voglia tanto. Divertente come il mio Pokémon di tipo acqua al 31 non abbia imparato ancora alcuna mossa di tipo acqua. La cosa è magica. Ah già, dimenticavo una cosa. In realtà quella dell'altra volta non è stata una cosa del tutto eccezionale perché ho deciso che ad ogni episodio vi leggerò i tre commenti migliori, secondo me, che troverò nei commenti dell'episodio precedente. Così portiamo un po' di varietà in questa run troppo divertente perché voglio dire qua altrimenti ridiamo troppo. Quindi cominciamo subito con il primo commento, ovvero ho sbagliato il timing di allineamento dei pianeti e sono morto. Ora che faccio? Qualche aiuto? E no, sei morto, quindi non puoi fare niente perché sei morto. Mi dispiace Zack, dimmi solo se ti prende il wifi dove cazzo ti trovi, perché se no alla sera poi non so con chi cazzo giocare perché Paco poi si sala e si arrabbia e ho paura per la mia incolumità. Dopodiché proseguiamo con il prossimo commento, ovvero farete mai un gameplay o qualcosa di simile su Pokémon Nero Catrame? Ecco, questo è troppo serio come commento, quindi non so perché cazzo l'abbia letto e non posso risponderti perché non lo so, non lo so, perché non lo so, veramente. L'ho già detto che non lo so. Dipende da tante cose perché fare gameplay in due è un casino perché dobbiamo sempre metterci d'accordo, trovarci. A te va bene quest'ora, questo giorno. E quindi insomma non lo so davvero, anche perché in realtà sto facendo run di giochi Pokémon veri perché so già che cosa devo fare, cosa voglio fare, dove devo andare, perché devo fare quella cosa. E quindi come potete vedere un episodio faccio due palestre alla volta perché credo di averlo già detto, questo gioco è uscito troppo tempo fa, questo gioco lo conosciamo tutti. E quindi non sapere cosa fare in questo gioco e avere, non so, più di 8 anni e essere dei veri criminali. Infine c'è questo commento di questo tizio, che veramente non ho idea di chi possa essere, che mi chiede se gli rispondo e mettergli un like così da farmi vedere il suo commento. Beh, caro amico, sì, ti rispondo come puoi notare, però la prossima volta, me stesso evita di fare il coglione. Grazie, grazie. Oh, e abbiamo finito i commenti. Ok, allora io proporrei, prima di tutto di andare alla zona Safari così da poter catturare almeno il quinto Pokémon. Non ho la minima idea di chi voglio in team, ma qualcuno che appunto non uso mai. Può essere un Venonat, ma in realtà io stavo puntando a... No, no, no! Eccolo! Bene, qui si fa il solito magheggio da emulatore bastardo, ovvero questo. Ah! Va bene così. E naturalmente lo chiameremo così.
Non so nemmeno come commentarlo, ma va bene lo stesso. Perfetto, e abbiamo il quinto Pokémon. Qui 9 su 10 mi sbattono fuori. Non perché non sappia come arrivare alla casa segreta, ma perché vado a sbattere. Ok, perché vado a sbattere, dato che velocizzo come un bastardo. Allora, innanzitutto, tu te ne puoi andare a cagare. Ora, vediamo di non fare i coglioni, non velocizziamo, mannaggia a me, e facciamo sta cazzo di zona safari. Oh, noes, che difficoltà. Non ironicamente è stato difficile perché non potevo velocizzare. Innanzitutto, mannaggia Cristo, fuori dalle palle. Molto bene, ora possiamo andare ad affrontare una delle palestre meglio congegnate di tutto l'universo. Oh sì, si torna a non avere condivide esperienza, quindi fare questo. Perché no, devi catturare i Pokémon, altrimenti non ti do la tua cosa, la roba. Poi io ancora non ho capito, dopo tutti questi anni, che cazzo ci facciano sti cosi qui in una palestra di ninja. Sanno loro. Perfetto, allora io in teoria potrei tranquillamente battere Koga senza troppi sforzi, però siccome mi voglio male, ecco, ho messo lui davanti perché voglio tutta l'esperienza possibile. Sì, sono sono anche uno sfigato di merda quanto qua. Ok, non ho voglia, quindi resetterò il gioco. Che schifo dare il condividi esperienze. Ma poi i giochi diventano troppo facili, Perfetto, adesso cosa vuoi fare? Certo, però non puoi avere tutto sto culo, amico mio. Perfetto, sì, ma usa tutto quello che vuoi. Alleluia. E credo di aver vinto. Con un po' di difficoltà, in effetti. Ce ne andiamo. Perfetto, ora manca Sabrina, che ora come ora ci apre leggermente il culone proprio. Veramente non ci sono le iperpozioni all'alba della quinta palestra? Vabbè, ok, prendo atto. Tokyo, uguale. Beh, raga, anche oggi vi beccate la quotidiana dose di che bello allenare Dratini. Adesso vi faccio una battuta bella. Ma dove sta Hitmon? Lì. Comunque, raga, non credo di riuscire a fare due palestre a sto giro. La vedo veramente molto dura. Oh no, in questo posto c'è Blaine che fa i suoi magheggi perfidi. Vuole conquistare Kanto insieme a Giovanni. Oh no, oh no. Le super teorie. E comunque salutiamo Saidonia che ci segue sempre. Commenta sempre. Sì. Basta sta cazzo di autodistruzione. E mi sono dimenticato di comprare le pozioni. Bravo Flavio, bravo. Solito genio del male. Ottimo così. Vabbè, qui almeno ce le hanno. Strano. Ok, sentite, io non c'ho voglia. Non c'ho proprio voglia di fare questo episodio. Quindi quindi vado avanti un'altra volta. Non c'ho voglia. Che palle. Stupida Sylph. È stupido condividi esperienza. Stupida Game Freak. Ma suda di merda. Tutta colpa tua.